intendiamoci, anche ai nostri tempi, ne ho parlato con Bobo, ne parlava lui credo, anche ai nostri tempi si facevano i governi tecnici, c'è stato il governo Goria tecnico, però c'erano i partiti e il nostro partito designò come ministro un rettore dell'università, il segretario generale della Farnesina, ma erano tecnici per modo di dire, erano tecnici in cui il tecnico aveva sì e anche una forte idea politica e si sapeva allora il sistema che doveva approfittare di quel momento perché era l'anno in cui finivano le esperienze di classe al governo e c'era Goria, in cui si sarebbe dovuti ritornare a cambiare, ad andare avanti col discorso riformistico. Io sono rimasto colpito da una fotografia di Bersani stamattina mangiando lo yogurt e sfogliando i giornali, mi ha molto colpito una fotografia del segretario del PD da solo seduto a un tavolino con gli occhiali messi un po' storti come capita anche a me, con davanti una birra e che sta correggendo il suo discorso. E la forza delle immagini parla da sola, per chi, molti di voi sanno che cos'è il significante e il significato, il sembiante e il soggetto, sa che l'immagine comprende tutto, è un messaggio immediato. Mi ha molto colpito e mi ha dato proprio l'idea della solitudine, cioè di una solitudine in cui è lui, che pure io stimo, questo segretario, una solitudine che si è tradotta in una incapacità a decidere. Ecco, questa immagine mi ha dato questa sensazione e allo stesso tempo mi ha dato la sensazione di essere un segretario, oltre a essere solo, in una ricerca estenuata della mediazione verbale, del rinvio, ne parleremo più avanti, in una specie costante di ritorno al rito e al mito dell'appello all'unità interna, che in realtà poi sta indebolendo lo stesso Partito Democratico e ne ha